Partiamo da quelli meno positivi che si sono rivelati molto importanti per il divario. Purtroppo noi abbiamo bisogno di questi incontri, ma avremo bisogno anche di preparazione, di integrare soprattutto i nuovi che erano stati convocati in questo stage. Oltre a questo sicuramente non è andata bene ancora una volta il tiro, abbiamo sbagliato 15 tiri, che questo condiziona tantissimo, e abbiamo perso tantissime palle che ha causato il gioco veloce del Montenegro, per cui 12 gol su 32 sono venuti in gioco veloce. Questa è stata la parte negativa. La parte positiva è stata che, al di là di tutto, abbiamo ritrovato il gioco veloce nostro, che ci ha contraddistinto nella fase di giugno dell'anno scorso e di Bolzano di gennaio. Questo è stato positivo. In effetti i primi 25 minuti noi stavamo controllando la partita, e poi si è spenta la luce, abbiamo perso 7 palle nel giro di 10 minuti, e questo ci ha costato la partita. Che risposta hai avuto dai nuovi, dai ragazzi che avevi inserito appositamente in questo stage? Era molto difficile per loro, soprattutto per i terzini come Dainese o Mengon Marco, perché si dovevano inserire anche in un sistema di gioco chiaramente non facile da comprendere solo a livello teorico, perché abbiamo attaccato la 5-1 preparandola solo su carta, per cui si sono trovati in difficoltà, hanno perso dei palloni, ma devo dire che Marco ha comunque avuto buone scelte, ha comunque giocato con tranquillità. Per quanto riguarda gli altri, molto, molto positiva la prova di Arcieri, che dimostra uno strapotere fisico che se rimane concentrato può essere utile anche a livello seniores, per cui menzionando 3 giocatori tra quelli in prova, sicuramente c'è stata la positività da parte di Arcieri e anche De Bortoli, che nonostante la giovanissima età ha dimostrato che può intercettare palloni anche a livello senior, può far gol, è un ragazzo molto intelligente, dobbiamo aspettare che cresca un po' fisicamente, ma è un ragazzo sul quale noi ci basiamo moltissimo. Abbi detto del gioco veloce, che è probabilmente la caratteristica principale sulla quale si basa il gioco di questa squadra e che è la certezza di questa squadra. Ci sono invece degli aspetti che ormai hai battezzato come negativi dopo queste due partite contro Ungheria e ieri contro il Montenegro, e sui quali dobbiamo necessariamente intervenire in vista delle partite contro la Slovacchia, ma in generale dobbiamo intervenire? È difficile intervenire nel gioco di posizionale di quarta fase, perché lì occorrono terzini che hanno capacità di tiro da lontano, di essere pericolosi, di aprire un po' la difesa, e questo lo possiamo solo risolvere giocando veloce, cercando di attaccare prima che la difesa si posizioni. La squadra con il Montenegro è riuscita a fare questo, purtroppo però non abbiamo saputo gestire la quarta fase, che chiaramente bisogna essere più preparati da una parte e avere più pazienza dall'altra, anche giocare sotto passivo per controllare un po' la partita. Domani la Croazia, abbiamo fatto molto bene contro i croati ai giochi del Mediterraneo. Ora è una squadra non giovanissima, è una squadra che andrà ai mondiali con un pubblico casalingo numerosissimo. Siamo contenti, speriamo di fare la stessa difesa che abbiamo fatto con Montenegro, sapendo che sicuramente dovremo fare meglio perché i croati hanno più potenza da lontano.